3695 Manassas, 6.5 miles behind Boeing 717, wind 0807, runway 12 left, clear to land. Bentornati su Flight Sim Ita, il canale italiano interamente dedicato a Microsoft Flight Simulator. Ci avviciniamo sempre di più alla data di rilascio di Microsoft Flight Simulator 2024, ma soprattutto siamo tutti in trepida attesa del Sim Update 15. Ma d'altronde l'aggiornamento sta causando non poca preoccupazione, in quanto si sta facendo desiderare e non poco a causa dei continui ritardi. Era stato inizialmente annunciato per marzo, posticipato poi al 30 aprile e infine uscirà nella prima settimana di maggio. Sicuramente ci saranno diverse ragioni, tra cui l'immenso lavoro al quale è stato sottoposto Asobo in questo periodo. Ma una cosa è certa: questo sarà l'ultimo aggiornamento dell'anno di Microsoft Flight Simulator 2020. Ovviamente non sarà l'ultimo in assoluto, ma l'ultimo dell'anno, in quanto già è stato preannunciato un Sim Update 16 a inizio del 2025. Ma ragioniamo su questa cosa. Se pensiamo che siamo ormai a fine aprile e l'ultimo Sim Update, il 14, vi ricordo che è uscito intorno ai primi di dicembre, quindi quasi 5 mesi fa, non è ovviamente pensabile per Asobo lavorare ad un nuovo aggiornamento da rilasciare nei prossimi mesi, in quanto ovviamente richiederebbe troppo tempo e troppo impiego di risorse in vista dell'uscita di Microsoft Flight Simulator 2024. E questa per noi è un'ottima notizia, in quanto è ormai chiaro che stanno mettendo tutta la loro concentrazione, tutto il loro impegno sull'uscita del 2024. Allora, so che sembra banale e scontato dirlo, in quanto la maggior parte di voi ormai lo sapranno, ma ci tengo a ribadire che Microsoft Flight Simulator 2024 non sarà un aggiornamento dell'attuale simulatore, ma un nuovo vero e proprio simulatore a parte che dovremo quindi riacquistare, reinstallare e quant'altro. E ovviamente la cosa che tutti pensiamo è: che fine faranno i nostri add-on? Data l'enorme quantità di contenuti attualmente disponibili per Microsoft Flight Simulator 2020, non ci resta che sperare che facciano in modo di renderli compatibili o almeno di permettere agli sviluppatori un aggiornamento piuttosto rapido per favorirne appunto la compatibilità. Ma tornando al Sim Update 15, questa lunga attesa è dettata sicuramente da un grande lavoro che stanno svolgendo quelli del team di Asobo. E uno degli aspetti più importanti sul quale stanno lavorando è che con il nuovo update vedremo un netto miglioramento in termini di consumo di RAM, ovvero i processi sfrutteranno al meglio le nostre memorie, riducendo i fastidiosissimi stutter, soprattutto in fase di atterraggio, quando siamo intorno ai 1500-1000 piedi che iniziamo a vedere che il nostro simulatore inizia ad arrancare. Ovviamente non si sono sbilanciati dicendo che verranno risolti al 100%, ma sicuramente noteremo un netto miglioramento. Miglioramenti saranno rivolti anche all'ottimizzazione delle prestazioni con il generatore di traffico live dell'intelligenza artificiale. È ormai noto che in termini di consumo di memoria e di prestazioni, questo genere di traffico ha un forte impatto sul nostro PC, motivo per il quale il team di Asobo ci ha lavorato molto, garantendoci un miglioramento notevole in termini di prestazioni. Un altro aspetto su cui stanno lavorando e che sinceramente è uno degli aspetti che attendo con più ansia è la gestione dell'attrito da parte dei carrelli quando vanno a toccare la pista in fase di atterraggio. E nello specifico dovremmo avere come una sensazione di realismo aumentata, soprattutto in quelle situazioni quando, atterrando in crosswind, ci ritroviamo a toccare terra non perfettamente allineati a causa del vento traverso. Phoenix ci ha già lavorato su questo aspetto e l'abbiamo visto, ma sicuramente dopo questo update anche loro avranno modo di migliorare maggiormente l'effetto dell'attrito, magari rilasciando
annunciando un nuovo aggiornamento. Altri aggiornamenti riguarderanno l'implementazione degli effetti dell'acqua con le mappe di Bing. Grazie a nuove foto scattate da non so quanti satelliti in diversi momenti della giornata, vari lavori ovviamente sui codici di programmazione, non dovremo più assistere a quella sorta di pixel bloccati in molte parti del mondo circondate da acqua. Quindi in generale avremo degli effetti più realistici riguardanti proprio il moto ondoso. Con l'uscita del Sim Update 15 è prevista anche l'uscita dell'A320 Neo di Inbills versione 2, che permetterà finalmente a tutti gli utenti Xbox di avere un 320 decente sulla loro piattaforma. Quindi tante novità nel mese di maggio con il Sim Update 15, al quale seguiranno ovviamente i consueti World Update, che nello specifico riguarderanno grandi città europee come Barcellona, Madrid, Monte Carlo, Porto, Stoccolma e Nizza. E l'uscita appunto di questo World Update è prevista per il 28 di maggio. Ma voltiamo pagina e torniamo al nostro nuovo Microsoft Flight Simulator 2024. Una delle prime indiscrezioni trapelate dalle ultime interviste è proprio la gestione dei dati meteorologici, ovvero si potrà avere accesso ai cosiddetti dati storici. E questa è una figata, perché molto spesso mi capita di tornare la sera, voler fare un volo, però mi scoccia il fatto di volare con il buio e quindi magari mettendomi un orario mattutino sono costretto a volare comunque con le condizioni meteo attuali, mentre grazie ai dati storici, tornando indietro con l'orario, tornerò anche indietro con il meteo reale in quel preciso momento. Ecco perché molti utenti hanno preferito non acquistare il nuovo Active Sky che è appena uscito, e non solo per questo, in quanto comunque da queste notizie questa funzionalità messa a disposizione adesso da Active Sky sarà di default con il nuovo simulatore. Altre indiscrezioni sul nuovo Microsoft Flight Simulator 2024 è che, come siamo abituati noi con il nostro attuale simulatore, la maggior parte degli add-on gratuiti li ritroviamo su siti come flightsim.to. Con il nuovo simulatore hanno detto che stanno realizzando una sezione dedicata nel marketplace del simulatore, dove saranno appunto disponibili per il download tutti questi add-on. Questa è ovviamente un'ottima notizia sempre per gli utenti Xbox, che potranno avere finalmente accesso a tutti i contenuti ai quali siamo abituati noi che voliamo da PC. Inoltre si vocifera anche su sezioni dedicate a missioni specifiche e una vera e propria carriera che potremmo svolgere sul nuovo simulatore, un po' come facciamo con A Pilot Life. Per concludere vorrei, diciamo, fare un gioco con voi e scommettere insieme sul mese di uscita di Microsoft Flight Simulator 2024. Io dico ottobre. E secondo voi in che mese uscirà? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto fatemi sapere se vi schiererete con il team di quelli che già dal giorno prima mi metto sullo store con il click del mouse pronto per acquistarlo, oppure vi schiererete con il team aspetto che esce, mi tengo il mio 2020 e poi in base alle recensioni di tutti gli altri utenti valuterò se vale la pena acquistarlo o meno. Per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e soprattutto di iscrivervi al canale. E niente, praticamente neanche il tempo di finire di registrare il video che finalmente è uscita la notizia ufficiale con la data di uscita ufficiale del nuovo Microsoft Flight Simulator 2024. E a questo punto io credo di essere il primo a darvi questa notizia, che Microsoft Flight Simulator 2024 uscirà il